lì no, devi giocare con un trequartista dietro Alvatore, perché Alvatore, se no, si viene a prendere la palla, si allontana dalla porta e non fa gol. Se lui gli mette un trequartista e Alvatore lo fa giocare 10 metri dentro i pali, allora Alvatore fa più gol. Mi permetto di dirgli questo, perché c'è un buon rapporto con Ezzolino, però gli do un consiglio: deve mettere, anche se lui è innamorato del suo 5-3-2, ma potrebbe fare anche un 3-4-1-2, che non cambia niente. Invece di un centrocampo a rombo, il rombo gli si rivolta. In poche parole, il vertice basso gli diventa il vertice alto e difende con due centrali. Allora, ora ti ho fatto una lezione di Coverciano. Allora, Alvatore è un uomo d'area, però non ci va mai. Io l'ho quasi costretto e violentato, perché gli ho detto, se rientra, prende la palla, spalla la porta, ti caccio via. E allora l'ho fatto giocare, gli ho messo un trequartista e lui è una punta accanto. E lui questo gioco lo sa fa bene. Ha fatto anche 3 gol in Serie B con me, eh? E 3 gol in Serie B valgono 15 in Lega Pro. Eh? Il problema di Alvatore è che ogni tanto si fa male, perché purtroppo è un po' delicato il ragazzino. È nato a Scampia, ma sembra più che è nato ai Parioli che a Scampia. Sandro Pochesci, per energia e simpatia, somiglia molto ad Ezzolino Capuano. Entrambi conoscono bene la Lega Pro e il valore di due piazze come quelle di Avellino e Ternana, che si sfideranno domenica. Due storie a confronto, passione e determinazione dei tifosi che meritano altro, però purtroppo di tanti sbagli si pagano, e quindi l'Avellino le ha pagati a livello societario. E la Ternana li ha pagati a livello tecnico, perché è un conto retrocedere per i fallimenti e un conto retrocedere per incapacità. Quindi mi auguro che sia una bella partita e che vinca la Ternana. Pochesci si dice contento per la schiarita societaria in casa Avellino e loda il lavoro di Capuano. E questo sono contento. No, ma Ezzolino tanto vende cara la pelle. Solo un pazzo come lui poteva accettare l'andata. Quelle partite, le prime 5 squadre che devono vincere il campionato, quindi un pazzo come lui, ma io pazzo a livello affettivo, eh? Questo non è un consiglio, questo qui è solamente, gli abbiamo fatto una battuta, non ne ha bisogno Capuano di consigli, perché io tra dilettanti e professionismo ho fatto 700 panchine, ma penso che lui, io ho iniziato nel 99, penso che lui sarà quasi sulle 1000, quindi sono io che devo prendere consigli da lui.